Fratelli carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria. Una festa, una solennità che è molto molto vicina alla nostra vita, molto più di quanto possiamo sospettare, immaginare, forse neanche sperare. Immacolata Concezione, cioè concepita senza il peccato originale. Ora, questo dogma di fede è un cherigma, è una buona notizia per tutti noi oggi, per te e per me, oggi, esattamente così come siamo, esattamente nella situazione nella quale ci troviamo, esattamente nella schiavitù nella quale probabilmente molti di noi si trovano, una schiavitù esplicita, una schiavitù palese, un Egitto veramente dal gioco di ferro, non lo so, forse una situazione difficile nella famiglia, qualcosa di inestricabile, qualcosa che veramente ti sta soffocando, la relazione con tuo marito, con tua moglie, i tuoi figli, quello che sia, un peccato, non so, forse l'ira che ti prende così repentina, ultimamente non so, cioè veramente non riesci a controllarla, vero? Forse sì, forse la menopausa, forse questo cambio fisico non ti sta schiacciando, ti sta uccidendo, dubiti quasi di essere più una donna, no? Senza il ciclo, non lo so, perché? Perché le catechesi del mondo, la cultura che idolatra una certa forma di donna, una certa immagine di donna, evidentemente questa che non ha che non è nel pieno delle sue facoltà, è a rischio, anche se poi ci sono le pillole per non avere il ciclo, no? Cominciando dallo sport e poi alla fine per non soffrire in definitiva, no? Ma questo è solo uno dei tanti, tantissimi cortocircuiti a cui siamo sottoposti in questa società, questi cortocircuiti culturali che ci strangolano davvero, no? Forse anche un uomo, no? Forse stai sui 50 anni e già la pancetta, i capelli che perdi, insomma, la crisi tipica, non lo so, ognuno di noi sa quello che sta vivendo, forse la vecchiaia, forse una malattia, forse. Di fronte a tutto questo, fratelli carissimi, appare il peccato originale. Di fronte alla storia, di fronte agli eventi, appare palese, chiaro, evidente il vero nostro problema, l'unico vero nostro problema, il peccato. Il peccato, dico il peccato originale, evidentemente è stato cancellato con il battesimo, ma noi portiamo le ferite di questo peccato, più o meno profonde, a seconda della nostra inclinazione, della nostra sudditanza al demonio, alle sue menzogne. I fatti, le persone che ci limitano, che ci definiscono, che compiono per noi, eseguono per noi il ruolo che aveva l'albero nel giardino. Quello non lo toccare, quello non lo mangiare, quello non ti appartiene. È ciò che ti dice che tutto è tuo, tutto è stato dato per te, tutto è stato creato per te, la tua famiglia, il tuo lavoro, lo studio, gli amici, tutto. Il tuo corpo, i tuoi occhi, i cinque sensi, quello che sia, tutto per te, ma a una condizione, cioè tutto funziona oliato, tutto funziona secondo la natura delle cose e quindi ti riempie, quindi tu puoi dare ogni giorno compimento alla tua vita, quindi raggiungere la felicità e il riposo, come abbiamo già visto, se obbedisci. Se cioè di fronte ai fatti che ti umiliano, ai fatti che ti limitano, che ti dicono come una spia, no? Manca la benzina, guarda, vai a metterla. Un LED che si accende e dice: ehi, 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 sei creatura, non sei Dio. Non sei onnipotente. Bene, questo noi non lo possiamo sopportare. Il peccato originale è stato questo. Non sopportare il fatto
di essere creature, istigati, sollecitati, solleticati dal demonio, dal serpente, dalle sue seduzioni, dai suoi sofismi, i suoi inganni su Dio, eccetera, abbiamo alzato la testa. Perché questa è l'immagine che mi veniva. E c'è una sorella qui in missione che mi chiedeva perché in giapponese, la prima lettura della messa di oggi, insidiare il calcagno e schiacciare la testa, nella lettura della Genesi, è tradotta con la stessa parola, kudaku, che è una parola come martellare, schiacciare, distruggere, polverizzare, schiantare, non lo so, ma soprattutto qualcosa che viene dall'alto e opprime, schiaccia, non so, prima stavo battendo con un martello le pietruzze d'incenso, per la celebrazione, ecco, questo è kudaku. Ed è giusto, perché come spesso accade nella traduzione giapponese, è veramente fedele. Perché? Perché poi, andando a vedere il testo originale in ebraico, è vero, coincidono i termini coincidono, e sono quelli, attenzione, che letteralmente sarebbero da tradurre, il termine sarebbe da tradurre con guardare in alto con timore, con trepidazione, quasi come quello di un passerotto appena nato che aspetta che sua madre le porti il cibo, no? Il padre le porti. Bene, avete questa immagine, no? Ma poi, in senso traslato, in senso figurato, arriviamo a schiacciare, cioè a chi cerca, in un certo senso, di sfuggire da una parte all'essere schiacciato, all'essere battuto, all'essere distrutto, annichilito, proprio schiacciato. Immaginate una cosa che ha un suo volume, che con una pressa viene dall'alto e lo schiaccia. E questo è il movimento tipico di chi insidia il calcagno. Il demonio, il serpente che striscia per terra, quindi vive schiacciato, non sopportando la sua realtà, per così dire, tende sempre ad alzare, no? Si alza, visto come si alza, no? La testa, e con quella morde, con quella insidia il calcagno, con quella avvelena, perché cambia la sua natura, che è una natura annichilita a causa del peccato, e come quasi condannato costantemente a ergersi, a superarsi, ma sempre strisciare deve. Per questo, per lui, per quanto riguarda il serpente, dice, insidiare il calcagno è cercare di sfuggire all'essere schiacciato, con l'astuzia, con la sua testa, no? Con la testa che cerca di, per insidiare il calcagno. Ma una donna, la stessa che tu hai ingannato, arriverà una donna sapiente che ti schiaccerà definitivamente quella testa. Te la schiaccerà. Avrà ragione di te. Avrà ragione della tua astuzia. Avrà ragione della tua malizia. Come? Nella sua umiltà. Eva è sfuggita alla sottomissione. Sappiamo cosa vuol dire sottomettersi. Essere sottomessi. Quando dice siate donne, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, sta parola terribile che evoca dentro la carne di molte donne, della società, anche tanti uomini, eccetera, proprio una rabbia, quello è proprio l'eco fortissimo del peccato originale, fratelli miei, sorelle mie, fidanzate, spose, e se vogliamo anche suore. Perché? Perché Eva è sfuggita a questa sottomissione, è sfuggita allo stare coperta, riparata, perché sottomettersi, il termine greco significa mettere sotto la protezione, sotto l'ombra. Attenzione, questa parola, mettere sotto l'ombra, è quello che oggi mi colpiva e mi aiutava tanto nel Vangelo famosissimo dell'Annunciazione. È vero che Adamo non ha avuto la sua responsabilità, non ha preso le sue responsabilità,
Dice un Midrash che Adamo aveva fatto l'amore con Eva, come sempre si era saziato, e dormiva, quindi non l'ha custodita, non ha offerto un riparo ad Eva. Ma è vero che Eva è sfuggita da lì. Eva è uscita dal suo posto, ha cercato un altro posto, ha cercato di alzarsi, ha insidiato in un certo senso il calcagno di suo marito, si è voluta, cioè ha cercato una autonomia. Una autodeterminazione, parole che conosciamo bene negli ultimi decenni, che sono arrivate a diventare legge per cui una donna, può uccidere il frutto del suo seno, la vita che porta dentro, in nome della sua autodeterminazione. Peccato originale. Per questo non possiamo giudicare nessuno, perché c'è un peccato profondo che tiene schiave le persone. Bene, Eva non doveva essere lì a parlare, a dialogare con il serpente. Ci doveva essere Adamo. Ah, tutti e due hanno peccato allo stesso modo, per lo stesso orgoglio, per la stessa superbia. Una per Adamo, per saziare il super io, come fa sempre un uomo. La donna, per saziare il super io, il super ego, con le orecchie. L'uomo con la carne, la donna con gli occhi, con la concupiscenza della carne, la donna con la concupiscenza dell'udire, con la concupiscenza dei complimenti. Quello che accade sempre, spessissimo, con il lavoro, con chi fa i simpatici, con quelli che fanno i simpatici con le segretarie, o con, eccetera, eccetera. Va bene. Sfuggendo alla protezione, Eva si è trovata sola e il serpente ha avuto buon gioco nell'ingannarla. Proprio per non essere sottomessa, è stata schiacciata, è stata ingannata, è stata mangiata. Ha offerto il calcagno al veleno del serpente. Questa è la nostra situazione, non ci dilunghiamo, vero? Possiamo vederla nella nostra vita, costantemente. Un figlio che costantemente cerca di la sua autonomia, cerca di tagliare, cerca di alzare la testa. Cerca la sua autodeterminazione. Una donna, tu con tuo marito, con la famiglia di tuo marito, con quello che sia, tu con tua moglie, eccetera. Io come prete, figurati, con il vescovo, con gli altri preti, con il viceparroco, con il parroco, con chi è in missione con me, eccetera, eccetera. Ma anche una donna, anche una persona anziana, anche. Allora, questo che, ripeto, è la nostra ferita, che costantemente ritorna e sanguina. Perché il demonio costantemente ci attacca e quando gli offriamo il destro, quello ci frega alla grande, ci porta a una situazione, no? Di vergogna, di divisione, di nudità, ti devi rivestire con la pelle, cioè con la impurità, e sei cacciato dal paradiso. E vivi in esilio, come tu ed io viviamo oggi in esilio. Per questo dicevo che la parola dell'angelo rivolta a Maria, è oggi per te e per me. Rallegrati! Rallegrati! Rallegrati tu che sei in Egitto! Rallegrati tu che stai vivendo la situazione che stai vivendo! Rallegrati! Perché? Perché è arrivata la donna della profezia! È arrivata Maria! La donna vera, la donna autentica! La donna umile nella sua umiliazione, cioè nella sua realtà! La donna che, per essere umile, per essere piena di grazia, e quindi umile, e quindi vergine, cioè non conoscendo uomo, non conoscendo carne, non avendo nessun sostegno nella carne, essendo pura, cioè essendo rimasta nell'obbedienza originale, perché questo significa essere stata concepita senza peccato originale, cioè essere nata ed essere rimasta, permanere, vivere nella innocenza originale, nella obbedienza originale, nella creatoralità originale. Quindi chi, proprio perché è la più piccola di tutte, proprio perché è la più creatura di tutte, è santa, è immacolata. Attento, perché questa è la parola per tutti noi. Maria, per questo, nonostante il turbamento, la paura, il terrore di fronte alla grandezza della parola che gli ha dato l'angelo, dell'annuncio dell'angelo, dice, rimane lì e dice che, essendo la più piccola, essendo immacolata, essendo creatura, allora sì che lo Spirito Santo, l'ombra dello Spirito Santo, la Shekinah, può coprirla.
C'è un libro molto bello che consiglio a tutti di leggere, di Isidoro, padre Isidoro Tomasoni, Precario e Benedetto, Cammino di misericordia di un itinerante, Velar Marina Marna Edizioni. Non ne sono edizioni famose, ma sicuramente nelle librerie cattoliche lo troverete. Bene, padre Isidoro, itinerante, il cammino neocatecumenale, tra le varie cose, oggi mi colpiva, mi aiutava tantissimo una cosa che lui ha trovato, parlando di Maria, proprio su questo dell'ombra, perché è l'ombra. È l'ombra, vedete, tutto coincide nell'ombra, sottomessa, messa sotto l'ombra, sotto la protezione. Il Salmo 121 recita così: il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra, di giorno non ti colpirà il sole e la luna di notte. Commenta il padre Isidoro, dice: l'ombra è come un amante che si stende alla destra accanto alla sua amata per poi coprirla nell'atto di fare l'amore. Attenzione, perché questo proprio è quello che accade nel momento dell'annuncio dell'angelo, il Vangelo di oggi, il concepimento senza peccato tra Dio e colei che è stata concepita senza peccato. Che l'amata del Cantico dei Cantici dice che alla sua ombra cui anelavo io mi siedo, cioè può riposare. Tanto è vero che un inno dello pseudo Ippolito del secondo secolo, parlando della croce, dice: alla sua ombra ho posto la mia tenda. E perché alla sua ombra e non alla sua luce? Citando un libro del padre Gobbi, un esegeta, il verbo biblico più frequentemente accostato a sel, ombra, è biesach, che significa trovare riparo, ma anche avere fiducia, appoggiarsi. E trasmette quindi l'idea di un riposo confidente, che può essere anche occasione di festa. Allora, vedete che l'ombra è la protezione, l'ombra. E San Bernardo dice una cosa che oggi vi lascio come regalo, sempre grazie a padre Isidoro. Dice San Bernardo, commentando il Cantico dei Cantici: è provvidenziale l'ombra della fede. Essa tempera i riflessi all'occhio annebbiato e lo prepara a sostenere la luce. La fede dunque non soffoca la luce, ma la filtra. L'ombra della fede conserva per me, in un ripostiglio sicuro, proprio tutto quello che gli angeli vedono apertamente, per rivelarmelo a suo tempo. Anche la madre del Signore viveva all'ombra della fede, tanto che a lei fu detto: beata te che hai creduto. Accolse nel suo seno l'ombra preziosa del corpo di Cristo quando udì: su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Quindi l'ombra definisce in un certo senso addirittura l'umiltà, cioè la creaturalità. Cioè io non posso sapere tutto. Quello che mi definisce oggi, se da un lato come battezzato sono nella luce, la luce della fede certamente, la luce che mi fa vedere l'amore di Dio nella mia vita, però sono tante di quelle cose che oggi non capisco, quelle che mi umiliano, quelle che... l'albero che non mi appartiene. Non mi appartiene il sapere e decidere cos'è bene e cos'è male. Allora l'ombra della fede è quel ripostiglio dove mi posso umiliare, dove posso nascondermi, dove posso mettere le cose che poi nel cielo mi saranno rivelate. Oggi non c'è da rivelare, oggi sono delle cose che tu non capisci. Quelle cose ti fanno beato, quelle cose costituiscono il letto d'amore dove il Signore viene a prendere possesso di te. Quelle cose che tu non capisci, le cose che io non capisco, le cose che oggi mi fanno soffrire, le cose che mi limitano, le cose che io vorrei con la mia ragione, per cui metto su il mio collo, la mia testa, mi vorrei emancipare, vorrei capire, vorrei comandare, vorrei dirigere. Tutto questo lo posso mettere sotto l'ombra dello Spirito Santo, che mi copre come un mantello, come che mi mette nell'umiltà, che mi dice: buono, riparati, sottomettiti. Ecco, Maria si è sottomessa, per questo ha potuto sottomettere la menzogna del demonio. Creatura più bassa di tutte ha potuto inchiodare sotto i suoi piedi la menzogna del demonio. Noi possiamo oggi e ogni giorno della nostra vita essere coperti dalla stessa ombra, come fratelli carissimi, mettendoci al riparo del mantello di misericordia della Chiesa, che fa ombra, che ci fa ombra di Maria, nostra madre. Per questo gestati sotto questa ombra, nutriti dallo Spirito Santo, dalla parola, dei sacramenti, possiamo imparare l'umiltà, possiamo rimanere sottomesse al potere di Dio, sotto il suo riparo. Il demonio non avrà potere su di noi. Se tu rimani sotto il riparo del tuo sposo, che ha dato la vita per te,
E questo sulla croce, all'ombra della croce io trovo riposo, stando lì accucciato, essendo quello che sono, essendo quello che io sono, non comprendendo, lasciando che i chiodi mi crocifiggano con il mio sposo, restando lì imparerò la sottomissione a mio marito, anche quando sarà un terribile che mi tradisce, anche quando se ne andrà, se se ne va o non mi capisce, sottomesso, dando la vita io per mia moglie, che è un'altra forma di sottomissione in fondo. Perché? Perché mettere sotto la vita di mia moglie è la mia vita. Ma tutto questo è possibile solo se nella Chiesa, cioè nel seno di Maria, noi possiamo ritornare a questa immacolatezza, a questa originale purezza, a questa originale innocenza. Solo nella Chiesa possiamo essere lavati, purificati ogni giorno con le vesti bianche del battesimo, lavate nel sangue dell'agnello, ma immacolati nell'Immacolata. Vedete quanto è importante la comunità cristiana? Forse anche per questo, Chico Arguello, il fondatore del Cammino Neocatecumenale, ha avuto questo incontro con la Vergine Maria, mistico, proprio nella notte dell'8 dicembre, dove la Vergine Maria gli ha detto di fare comunità cristiane che vivono in semplicità, umiltà, semplicità e lode, e dove l'altro è Cristo. Umiltà, semplicità e lode, sotto il manto, essendo creature che possano lodare e benedire semplicemente perché sono umili, perché messe nascoste. Allora da lì, sotto il manto, sotto la protezione, allora sì che puoi vedere l'altro, e nell'altro puoi vedere Cristo, anche nell'altro che ti fa del male, puoi vedere Cristo che viene a te per dire: io sono il tuo sposo. Perché avrai occhi innocenti, gli occhi della fede, che sanno fermarsi dove non capiscono, sanno mettersi sotto l'ombra e riposare nell'amore di Dio, come e con la Vergine Maria. Allora chiediamo questa grazia, in questa festa, alla Vergine Maria, la sua umiltà, di poter essere anche noi sottomessi, mettere sotto la sua ombra, come in questo ripostiglio tutte le cose che non capiamo, e poterci stare, e poter stare abbracciati con lei al nostro sposo, entrando da dove non capiamo, sapendo nella certezza che è tutto buono per noi, che è tutto misteriosamente stupendo per noi, perché tutto è coperto dalla misericordia, da questo manto di misericordia di colui che ha vinto la morte e ci fa vivere già oggi qui la pienezza celeste, cioè il ritorno al paradiso, il ritorno all'innocenza. È nell'anticipo che la grazia, la stessa grazia che ha colmato Maria, colma anche noi nella comunità cristiana, nel suo seno, la stessa gioia di sentirci amati così come siamo, accompagnati. Anche noi potremo avere dentro la nostra carne Cristo, Lui che attua, Lui che vive, Lui che ama, Lui che si offre, Lui che si sottomette, Lui che fa la volontà di Dio, Lui che entra ogni giorno nel cielo, che è l'altro, che è il passaggio dalla morte alla vita, dall'odio, dal rancore, al perdono, all'amore. Tutto questo è questa meraviglia che solo nella Chiesa si può sperimentare. Buona festa! Perché la vera festa è soltanto dove si sperimenta che ciò che per noi è impossibile, a Dio è possibile, che nulla è impossibile a Dio, soltanto chi è piccolo, piccolo, soltanto chi vede disintegrato il suo uomo vecchio e si riconosce peccatore e umiliato, riconosce di essere una creatura, solo in lui Dio può fare l'impossibile, cioè un uomo santo, una persona immacolata, una persona capace di amare.